Alla guida della sua utilitaria Vle con motore truccato, e percorrendo di buon mattino una strada rettilinea tra napoletano e casertano, un 24enne travolgeva tre albanesi che, in bici, andavano a lavorare nei campi. Uno dei tre, un 26enne, perdeva la vita. Gli altri due, riportavano lesioni e contusioni di vario tipo. Il 24enne non ha prestato soccorso ma si è fermato più avanti per sostituire una gomma forata nell'impatto. Tornato nella sua città, a Villa Literno nel Casertano, aveva portato la vettura al suo carrozziere di fiducia, per riparare le ammaccature e sostituire il parabrezza rotto nell'urto. Sul luogo dell'incidente, i carabinieri di Giuliano avevano effettuato i rilievi e sequestrato la bici del 26enne morto e i frammenti di carrozzeria dell'auto. I militari hanno identificato vettura e giovane dai filmati di videosorveglianza e, passate a setaccio le autocarrozzerie, hanno trovato la vettura e il 24N che era passato a chiedere delle riparazioni.